Dopo la conferenza stampa di presentazione, nella serata di mercoledì 17 luglio è iniziato Cabaret Tour, spettacolo itinerante tra le due agora grottammaresi, organizzato dall'Associazione Lido degli Aranci. Protagonista della prima serata è stato il comico partenopeo, ma romano d'adozione, Fabian Groot, classe 1974, particolarmente noto per un tedesco napoletano e Non so dire no. Groot si è esibito con uno spettacolo semplice quanto catalizzatore di risate nei confronti del pubblico presente, composto da turisti che durante il proprio soggiorno hanno avuto modo di gustare il fascino del cabaret. Fabian Groot è anche uno dei cabarettisti del programma di Rai 2 Made in Sud e vanta collaborazioni, anche cinematografiche, con colleghi come Ficarra e Picone, anche loro legati alla Perla dell'Adriatico. Lo abbiamo intervistato prima della sua esibizione. Per l'Ancora Online è qui con noi Fabian Groot. Una delle dei tuoi successi è un tedesco napoletano. Perché sì, questa denominazione? Perché in realtà io veramente sono mezzo tedesco e mezzo napoletano, perché ho la mamma napoletana e il papà tedesco. Cioè in realtà è il contrario, proprio per semplificare dico la mamma napoletana, perché io ho il papà di origine austro-ungarico e la mamma tedesca di Berlino. Però ogni volta che dico questo, se dico la verità, mi chiedo tutti quanti come mai questo cognome. Quindi per semplificare ho fatto diventare mio padre napoletano e mia madre la tedesca. Il problema è quando venivano a casa e vedevano a mio padre curto curto, scuro scuro, chi ne pila? Ma quello è tedesco, sì, di primo pelo. Quali sono le attività future per quanto riguarda il tuo cabaret dopo il 17 luglio grottammarese? Guarda, fortunatamente ci sono un po' di serate in programma, quindi comunque si gira, l'estate riusciamo a girare un bel po'. Qualcosa di televisivo? Il 19 ci sta Stracult, un programma dedicato al cinema dove faccio la parodia di Quentin Tarantino. Quindi da venerdì fino a settembre, tutti i venerdì su Rai 2 alle 11.30. Se ci volete insomma seguire, a me mi fa piacere, insomma. L'esibizione di Groot è stata preceduta dagli interventi del sindaco Piergallini, del consigliere delegato al turismo Splendiani e del presidente dell'associazione Lido degli Aranci Ciarrocchi. Da segnalare le parole del sindaco, che oltre a soffermarsi sull'aspetto economico-monetario, ha ribadito come questa manifestazione, come tutte quelle componenti dell'offerta estiva, congloba il tempo vero dell'uomo, un tempo riduttivamente definibile come libero, ma carico di elementi volti a escludere quella preminenza del tempo del lavoro risolta soltanto nell'ultimo secolo. Per concludere segnaliamo i prossimi appuntamenti con Cabaret Tour. Il 24 luglio sarà il turno di Simone Tuttobene, sempre presso Piazza Carducci. Il 23 e il 30 di agosto arriveranno nella Perla dell'Adriatico Carlo Viani e Gianluca Giugliarelli, stavolta presso Piazza Fazzini. Tutti gli spettacoli avranno inizio per le ore 21.30.